Quando non riesce a dare il resto rispetto alla cifra dovuta in base alla durata della sosta del veicolo, la macchinetta presente nel parcheggio di Via Medaglie d'Oro rilascia una ricevuta che dovrebbe dare la possibilità all'utente di riavere il proprio denaro recandosi presso l'ufficio, una situazione segnalata da alcuni cittadini che crea disagi a quanti usufruiscono del parcheggio situato nel centro storico Nisseno, una questione che è stata sottoposta all'assessore Marcello Frangiamone, il quale spiega che nel prossimo bando si daranno delle particolari indicazioni proprio sul sistema di erogazione del resto. Questo problema si verifica quando la cassa automatica per il pagamento del biglietto di sosta non è in grado di erogare il resto. Succede quindi che invece di rilasciare la giusta somma di denaro o di resto, la macchina rilascia una ricevuta che consente di poter richiedere appunto il mancato resto presso l'ufficio che è aperto soltanto alcuni giorni la settimana. Nel bando di gestione in corso nulla era stato stabilito per quanto riguardava il rilascio del resto e non era neanche stata considerata la possibilità di mettere una macchinetta per scambiare soldi da inserire appunto nella cassa automatica. E questo problema l'ho già evidenziato agli uffici competenti e ho sottoposto loro anche un dubbio per capire che fine fanno tutti questi mancati pagamenti di piccole somme, a volte si tratta di pochi spiccioli, ma che comunque rimangono nelle casse dell'azienda che gestisce il parcheggio. Appunto, ho chiesto agli uffici di approfondire la questione. È certo comunque che il prossimo bando che si farà entro la fine di quest'anno dovrà prevedere necessariamente la possibilità di pagare con carta di credito o con altri sistemi di pagamento elettronico, oltre anche alla possibilità di collocare una macchinetta scambiasoldi per fare in modo che venga inserita la giusta somma di denaro all'interno della cassa automatica e che comunque le mancate restituzioni di resto possano essere accreditate anche in diversi modi.